E nel 1913 arrivò a Taormina una poetessa russa, aveva 27 anni, si chiamava Sofia Parnok ed aveva fatto soldi a palate in tutta Europa proclamandosi vestale del sesso per sole donne. Aveva un interesse, lei, oltre che a vendere libri, a creare a Taormina un club per sole donne. Era accompagnata dalla sua amica del cuore, per la quale aveva abbandonato il marito, e da uno stuolo di nobili donne di vari paesi, provenienti da vari paesi europei, tutte interessate alle girlfriend, più che ai boyfriend dei baroni. E questo club ebbe una sola seduta o due al massimo, perché le madri taorminesi, che nei confronti dei figli, quando cominciarono a frequentare barone gay, avevano chiuso un occhio, per le donne, per le ragazze, per le figlie, le aprirono tutte e due gli occhi e posero il loro veto, non ci andarono più nessuno. Così queste nobili donne con la poetessa, visto che a Taormina mancava la materia prima perché le loro sedute andavano, diciamo, deserte, dovettero riprendere il treno per ritornare alle loro case.